nell'episodio precedente di Giovani Leve. Non avevo nemmeno voglia di fare judo, cioè mia mamma mi costringeva, no, devi fare judo, è importante, ti dà la disciplina. Tutto quello che sta fuori dal tatami non conta, in quel momento conta solo il judo. Da là si entra in un altro mondo, metti a posto le ciabatte, tu sali sulla materassina e si va a judo. Il judo in Italia è partito in maniera ovviamente pionieristica. Il maestro Oletti, che era un militare, è tornato proprio dal Giappone e aveva conosciuto il mare, tra l'altro, in un viaggio immagino di mesi, aveva conosciuto quest'arte giapponese e ha cominciato a divulgarla in Italia. Poi diciamo che il salto di qualità dello sport judo è avvenuto con l'ingresso olimpico a Tokyo, guarda caso, nel 1964. Per le ragazze, e adesso fa un passo avanti, la capitana di riferimento sarà Flavia Favorini. È un onore come anche una responsabilità, perché comunque magari hai le ragazze che è il primo anno che si trovano qui, fanno affidamento su di me, c'è chi ha problema col peso, chi ha problema con magari è stanca a livello fisico e quindi bisogna molto riuscire a colloquiare con gli allenatori. Per i ragazzi il capitano di riferimento sarà Mattia Prodocimo. Bene. Oneri e onori dei capitani. La parte agonistica, che è importantissima e formativa, è solo un pezzettino. Magnani Alessandro, 155. Favorini 165. Prossimo. Zaraca. Che bella. 175. Sempre più sonno, sempre più grosso. Questi ragazzi saranno gli uomini del domani e questi ragazzi sanno cosa vuol dire sacrificarsi, sanno cosa vuol dire rinuncia, sanno cosa vuol dire lavoro forte, sanno cosa vuol dire anche avere dei piccoli dolori, imparano a conoscere se stessi. Imparano a tirare fuori la loro energia, quello che vogliono avere, i più determinati. Non è facile, tutto questo. E quindi è importantissimo, è altamente formativo. Tutto lo sport è così, ma io credo che le arti marziali e il judo assolutamente abbiano questo valore in più. Io ero molto più
indisciplinato, si può dire, molto più irrispettoso in confronto agli altri, invece il judo mi ha insegnato soprattutto questo. Cioè, mi devo saper controllare, soprattutto in queste occasioni, in questi allenamenti, non devo fare cose strane, diciamo. Atteggiamenti strani, anche perché siamo sempre in un centro olimpico, quindi devo sapermi comportare. Il judo ti insegna anche ad essere più sicuro di te, a non abbatterti alla prima sconfitta, come in ogni cosa nella vita, cioè bisogna andare avanti. Ti insegna anche la lealtà, l'umiltà, perché non bisogna mai, nonostante i risultati, non penso che sia bello tirarsela, come dire. Uscire con gli amici, loro ti dicono dai salta allenamento, che ti importa, vieni con noi una serata, che ti fa se salti allenamento e vieni a divertirti con noi? Beh, là anche se sono tuoi amici e ti piacerebbe andare, devi lasciare stare, devi andarti ad allenare, perché comunque sai che uscire non ti porterà a niente, magari sì ti diverti, però poi allenamento ti darà delle sensazioni quando vai a vincere la gara e cioè sono un'altra cosa. Giovani Leve continua dal 23 ottobre, solo su Icarus.